Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, noi siamo qui per leggere la parola del Signore. Durante questa giornata, questo lunedì 17 di maggio, noi leggeremo il libro di Deuteronomio capitolo 29, 30 e capitolo 31 fino al versetto 8. Come sapete, questo è un cammino di lettura della parola di Dio che stiamo leggendo ogni singola parola, libro della Bibbia per la nostra edificazione, crescita e soprattutto per conoscere la volontà di Dio attraverso la sua rivelazione specifica che è la Sacra Scrittura. Allora leggiamo Deuteronomio capitolo 29, parola del Signore. Queste sono le parole del patto che il Signore comandò a Mosè di stabilire con i figli di Israele nel paese di Moab, oltre al patto che aveva stabilito con essi a Horeb. Mosè convocò dunque tutto Israele e disse loro: «Voi avete visto tutto quello che il Signore ha fatto sotto i vostri occhi nel paese d'Egitto al Faraone, a tutti i suoi servitori e a tutto il suo paese». I tuoi occhi hanno visto le grandi calamità con le quali furono provati, quei miracoli, quei grandi prodigi. Ma fino a questo giorno il Signore non vi ha dato un cuore per comprendere, né occhi per vedere, né orecchi per udire. Io vi ho condotti 40 anni nel deserto. Le vostre vesti non vi sono logorate addosso, né i vostri calzari vi si sono logorati ai piedi. Non avete mangiato pane, non avete bevuto vino, né altre bevande alcoliche. Tutto questo affinché conosceste che io sono il Signore vostro Dio. Quando siete arrivati in questo luogo, e Sicon, re di Chesbon, e Og, re di Basan, sono usciti contro di noi per combattere, noi li abbiamo sconfitti. Abbiamo preso il loro paese e lo abbiamo dato come proprietà ai Rubiniti, ai Gaditi e alla mezza tribù di Manasse. Osservate dunque le parole di questo patto. Mettetele in pratica affinché prosperiate in tutto ciò che farete. Oggi voi comparite tutti davanti al Signore vostro Dio, i vostri capi, le vostre tribù, i vostri anziani, i vostri ufficiali, tutti gli uomini di Israele, i vostri bambini, le vostre mogli, lo straniero che è nel tuo accampamento, da colui che ti spacca la legna a colui che attinge l'acqua per te. Voi comparite per entrare nel patto del Signore tuo Dio, patto stabilito con giuramento e che il Signore, il tuo Dio, fa oggi con te, per costituirti oggi come suo popolo e per essere tuo Dio come ti disse e come giurò ai tuoi padri, ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. E non con voi soltanto io faccio questo patto e questo giuramento, ma anche con chiunque è qui oggi, con noi davanti al Signore nostro Dio e con quelli che non sono oggi qui con noi. Poiché voi sapete come abbiamo abitato nel paese d'Egitto e come siamo passati in mezzo alle nazioni che avete attraversate. Avete visto le loro abominazioni e gli idoli di legno, di pietra, d'argento e d'oro che sono fra quelle. Non vi sia tra di voi uomo o donna o famiglia o tribù che volga oggi il cuore lontano dal Signore nostro Dio per andare a servire gli dèi di quelle nazioni. Non vi sia tra di voi nessuna radice che produca veleno e assenzio. Nessuno, dopo aver udito le parole di questo giuramento, si illuda nel suo cuore dicendo: «Avrò pace, anche se camminerò secondo la caparbietà del mio cuore». In questo modo, chi ha bevuto largamente porta a perdizione anche chi ha sete. Il Signore non gli perdonerà, ma in tal caso l'ira del Signore e la sua gelosia si infiammeranno contro quell'uomo, tutte le maledizioni scritte in questo libro gli verranno addosso e il Signore cancellerà
il suo nome sotto il cielo. Il Signore lo separerà per la sua sventura da tutte le tribù di Israele, secondo tutte le maledizioni del patto scritto in questo libro della legge. La generazione futura, i vostri figli che verranno dopo di voi, e lo straniero che verrà da un paese lontano, anzi, tutte le nazioni, quando vedranno le piaghe di questo paese e le malattie con le quali il Signore lo avrà afflitto, quando vedranno che tutto il suolo sarà zolfo, sale, arsura, e non vi sarà più semente né prodotto né erba, di sorta che vi cresca come dopo la rovina di Sodoma e di Gomorra, di Adma, di Seboim, che il Signore distrusse nella sua ira e nel suo furore, diranno: perché il Signore ha trattato così questo paese? Perché l'ardore di questa grande ira? E si risponderà: perché hanno abbandonato il patto del Signore, Dio dei loro padri, il patto che Egli stabilì con loro quando li fece uscire dal paese d'Egitto, perché sono andati a servire altri dei e si sono prostrati davanti a loro, dei che essi non avevano conosciuti e che il Signore non li aveva assegnati loro. Per questo si è accesa l'ira del Signore contro questo paese ed Egli ha fatto venire su di esso tutte le maledizioni scritte in questo libro. Il Signore li ha divelti dal loro suolo con ira, con furore, con grande indignazione, e li ha gettati in un altro paese, come oggi si vede. Le cose occulte appartengono al Signore nostro Dio, ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli per sempre, perché mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge. Deuteronomio capitolo 30, parola del nostro Signore. Quando tutte queste cose che io ho messe davanti a te, la benedizione e la maledizione, si saranno realizzate per te e tu le ricorderai nel tuo cuore dovunque il Signore tuo Dio ti avrà sospinto in mezzo alle nazioni, e ti convertirai al Signore tuo Dio e ubbiderai alla sua voce, tu e i tuoi figli, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, secondo tutto ciò che oggi io ti comando. Il Signore, il tuo Dio, farà ritornare i tuoi dalla schiavitù, avrà pietà di te e ti raccoglierà di nuovo fra tutti i popoli fra i quali il Signore, il tuo Dio, ti avrà disperso. Quando anche i tuoi esuli fossero all'estremità dei cieli, di là il Signore tuo Dio ti raccoglierà e di là ti prenderà. Il Signore tuo Dio ti ricondurrà nel paese che i tuoi padri avevano posseduto, e tu lo possederai, ed Egli ti farà del bene e ti moltiplicherà più dei tuoi padri. Il Signore, il tuo Dio, circonderà il tuo cuore e il cuore dei tuoi discendenti, affinché tu ami il Signore e il tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua, e così tu viva. Il Signore, il tuo Dio, farà cadere tutte queste maledizioni sui tuoi nemici e su tutti quelli che ti avranno odiato e perseguitato. Tu ritornerai e ubbiderai alla voce del Signore, metterai in pratica tutti questi comandamenti che oggi ti do. Il Signore tuo Dio ti colmerà di bene, moltiplicherà l'opera delle tue mani, il frutto del tuo seno, il frutto del tuo bestiame e il frutto della tua terra, poiché il Signore si compiacerà di nuovo nel farti del bene come si compiacque nel farlo ai tuoi padri. Perché ubbidirai alla voce del Signore tuo Dio, osservando i suoi comandamenti e i suoi precetti scritti in questo libro della legge, perché ritornerai al Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua. Questo comandamento che oggi ti do non è troppo difficile per te, né è troppo lontano da te, non è
nel cielo perché tu dica chi salirà per noi nel cielo e ce lo porterà e ce lo farà udire perché lo mettiamo in pratica. Non è là dal mare perché tu dica chi passerà per noi di là dal mare e ce lo porterà e ce lo farà udire perché lo mettiamo in pratica. Invece questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore perché tu la metta in pratica. Vedi, io metto oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Poiché io ti comando oggi di amare il Signore, il tuo Dio, di camminare nelle sue vie, di osservare i suoi comandamenti, le sue leggi e le sue prescrizioni, affinché tu viva e ti moltiplichi, e il Signore, tuo Dio, ti benedica nel paese dove stai per entrare per prenderne possesso. Ma se il tuo cuore si volta indietro e se tu non ubbidisci, ma ti lasci trascinare a prostrarti davanti ad altri dei e a servirli, io vi dichiaro oggi che certamente perirete e non prolungherete i vostri giorni nel paese del quale state per entrare in possesso passando il Giordano. Io prendo oggi a testimone contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita affinché tu viva, tu e la tua discendenza. Amando il Signore tuo Dio, obbedendo alla sua voce, tenendoti stretto a Lui, poiché Egli è la tua vita e colui che prolunga i tuoi giorni. Così tu potrai abitare sul suolo che il Signore giurò di dare ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe. Parola del nostro Signore. Deuteronomio capitolo 31, noi leggeremo fino al versetto di numero 8. Parola del Signore. Mosè rivolse ancora queste parole a tutto Israele. Disse loro, io oggi ho 120 anni. Non posso più andare e venire. E il Signore mi ha detto, tu non passerai questo Giordano. Il Signore tuo Dio sarà colui che passerà davanti a te e distruggerà dinanzi a te quelle nazioni e tu possederai il loro paese. E Giosuè passerà davanti a te come il Signore ha detto. Il Signore tratterà quelle nazioni come trattò Sicon e Og, re degli Amorrei, che egli distrusse con il loro paese. Il Signore le darà in vostro potere e voi li tratterete secondo tutti gli ordini che io vi ho dati. Siate forti e coraggiosi, non temete e non vi spaventate di loro, perché il Signore, il tuo Dio, è colui che cammina con te. Egli non ti lascerà e non ti abbandonerà. Poi Mosè chiamò Giosuè in presenza di tutto Israele e gli disse, «Sii forte e coraggioso, poiché tu entrerai con questo popolo nel paese che il Signore giurò ai loro padri di dar loro e tu glielo darai in possesso. Il Signore cammina Egli stesso davanti a te, Egli sarà con te e non ti lascerà, non ti abbandonerà, non temere e non perderti di animo». Parola del nostro Signore. Allora io ti aspetto domani perché noi possiamo dare continuità alla lettura della parola di Dio. Stiamo arrivando già verso la conclusione del libro di Deuteronomio. Tra poco incominceremo la lettura di un altro libro della Bibbia, quindi non perdere l'occasione di durante questa settimana continuare a partecipare a questo tempo di parola. Leggiamo la parola di Dio insieme. Tutti i giorni da lunedì al venerdì, a mezzogiorno, oppure quando vuoi e dove vuoi dopo mezzogiorno. Inoltre io ti invito sempre a pregare con me ogni mattina, dalle 7 del mattino su Alba Nuova, canale di Nicodemo Fabiano, su YouTube o anche su Facebook, dove potrai partecipare al tempo di preghiera. Mandami le tue richieste di preghiera, noi continueremo a pregare al Signore. Come di consueto,
Io mi auguro che domani, nella grazia di Dio, ci possiamo vedere. Nel frattempo, io ti do un forte abbraccio, un santo bacio in Cristo Gesù. Che il Signore possa benedire la tua vita e io ti aspetto perché domani, se il Signore così vorrà, possiamo continuare il cammino nella sua parola, nel nome di Gesù.